Salve ragazzi e benvenuti a questa live pomeridiana dedicata a Outward, nuovo titolo di Deep Silver che propone una sorta di simulatore di vita fantasy rolistica con un comparto tecnico proveniente direttamente dal 2004. Salve a tutti, come va? Ciao Method, ciao Sagi, ciao Esaiam, ciao Michele, ciao Taciturno, dove che Laconico, Rambo, Derake, Luca, Aseras, chi altro c'è? De Bossolino, Matteo, Pupone, ciao a tutti ragazzi. Fremont, Giambo, Sagi. Allora, vi dico, innanzitutto mi devo togliere una cuffia perché il mixage è altissimo, cioè, e l'ho messo a metà, ma il volume è incredibile. Ciao Morosan. Allora, sì, Fremont, dovrebbe essere accessibile sin dal primo istante il co-op locale, è drop in drop out e teoricamente potresti, cioè dovresti essere in grado di giocarci sin da subito con tuo figlio. Già stanco? No, sono a tipo un'ora dall'inizio del gioco. Ti hanno mazzolato già? Sì, sono uscito, ho incontrato dei banditi, mi hanno massacrato, mi hanno tolto lo zaino, ma me l'hanno lasciato qui vicino e sono brutto e forse già morto, perché è un'espressione, questa espressione. Comunque, è un attimo che sistemo tutte le pagine qua, ok? Bene, bene. No, il mio avatar, sì, è stanco perché è stato massacrato. Non so se sto ancora sanguinando. Prendo della confettura. Bene, non ha fatto un cazzo. No, Fremont, in realtà interessa molto anche a me e non è che lo sto condannando. Sto solo dicendo che così a primo impatto, se tu lo confronti comunque con un mercato, con lo standard medio del mercato, è proprio una roba sottolivellata in termini di qualità complessiva tecnica. Il gioco è un RPG fantasy con un elemento del survival molto, molto consistente nell'impasto ludico. Fondamentalmente non solo devi preoccuparti di salire di livello, affinare le tue abilità e affrontare delle quest line, ma anche di necessità spicciole come mangiare, dormire, riposarti, bere, curare le tue ferite, crafting in ogni forma. La magia è interpretata in maniera difficile dire realistica parlando di magia, ma comunque più complessa. Ah, l'idea prestassi molto di Kingdom Hearts Deliverance? No, sì, ma qui parliamo di un altro genere di realismo. Io comunque sì, l'ho apprezzato molto. Ora, io sono fuori dalla prima città, Sieska, se non mi sbaglio si chiama. Il protagonista ha un debito di 150 monete d'oro contratto con la sua città perché fondamentalmente i suoi antenati si sono macchiati di un crimine terribile, hanno tradito la fiducia dell'intera comunità ed è un reato che è ricaduto sulle spalle delle generazioni a seguire, quindi sul nostro personaggio, che deve appunto compensare questo crimine pagando tot ai cittadini. E io non ho neanche la traccia di quelle, di quelle mi hanno lasciato 27 monete. Beh, sono stati anche gentili questi banditi. Io ho questa luce in mano che no, perché ho fatto questo? Non volevo. Allora, non volevo togliere la torcia, ma credo che doverla togliere manualmente. Rimuovi. Sì. Tra l'altro forse dovrei riposare qualche ora. Come vedete non ho una chiara, non ho una mini-mappa, non ho delle indicazioni precise su dove devo esattamente andare e vorrei rimanere sul
vicino alla spiaggia, perché vorrei recuperare una scorta lasciata lì da un mio compagno di sventure, visto che proprio all'inizio della storia il protagonista è coinvolto in un naufragio assieme a altri personaggi. Forse è questa? Trappola continua in ciampo, raccolgo così. Frammenti di ferro, va bene. Munizioni per pistola, che non ho. Buona fortuna per il recupero della scorta. Ma me l'hai venduta, eh? Animazioni, quello che sono, e dettagli del mondo di gioco e dinamicità del mondo di gioco, quella che è. Speriamo, su questo sono molto possibilista, che il gioco offra altre gradite sorprese. Ciao Ivan! E quello ho visto per riscattare il debito o con le 150 monete oppure aiutando qualcuno, sì, e guadagnando soldi. Allora, io seguo questa strada per motivi. Tra l'altro, il mare dovrebbe essere... Non lo so dove dovrebbe essere, mi sono già perso, però credo che questa sia una specie di rovina, quindi mi avventuro là. Molto poco fiducioso delle mie possibilità di sopravvivenza. Ottimo. Entra in Tana delle Vesciche. Beh, andrà benissimo. Vai. Concettualmente è molto figo. Concettualmente è molto figo. Cioè, l'idea è bella. L'esecuzione vediamo. Caga, non mi dare suggerimenti, che è totalmente blind. Quindi, tanto comunque ci parlerò più avanti con questa tizia con cui devo parlare per entrare nella tana. E adesso mi serve la maledetta torcia. Ale, sono uno che della grafica se ne frega, se ti dice che il play solido è divertente, ma pensi che arrivi a questo punto un minimo ci devi lavorare su. Dal punto di vista tecnico un minimo... È vero che le possibilità del team sono evidentemente quelle che sono. Ma ripeto, se l'idea si manifesta bene nel gameplay, io ho visto il sistema di combattimento che mi è sembrato claudicante, almeno claudicante. Vediamo. Elmo di pelliccia. Lo metto. Rimedio antimalefici, ok. Tisana di aghi. Miscela rappresenta. Ok. Cevice di Sierzo, che è il nome del paese, piatto base di vetro dell'idea, cruda, che conserva il potere di sistema l'esistenza elementare di questo pesce. Azione di viaggio, ok. Allora, questo l'ho equipaggiato subito. Quindi, andiamo avanti. Così tiro fuori l'arma, io nel frattempo la tengo in mano. Vado molto più molto tranquillo perché so già che mi aspetta un sacco di dolore. Fungo stella. Sì, taciturno, quando ti si infila il pescetto, quel tratto lì. Quello che cos'è? Cioè, cosa che si muove? Una specie di funghetto. Oddio, ci ho avuto un flashback. Ah no, non è un funghetto, è un... Non lo so. Non ti temo, coso. Anzi, sono sicuro di poterti abbattere. Con che agilità. Insomma, ti avevo attraversato e tu comunque mi hai colpito. Vabbè. Ci sono le spalle. Rido di te. Mostro. Tridente da troglodita. Va bene. Saccheggia troglodita. Aveva del fungo stella. Prendi tutto. Ali, togli lo zaino in combattimento. Quanti cazzi, Atrof. Adesso sono ancora abbastanza agile, anche se ho lo zaino. Sono praticamente vestito di monnezza.
Sono su PlayStation 4 Pro per la cronaca. Teoricamente in 4K, ma voi lo vedete a 1080p, ma io che lo vedo in 4K non è che... Insomma, capite? Non è che si vede la differenza. Ci sono 60 fps o lock a 30? No, non ci sono i 60 fps. Secondo me c'è non c'è il lock degli fps. Esatto, sicuramente non c'è il lock. Ciao Chiroide! Ma sta roba qui è sbloccato, ma... No, 60 fps... Lasciamo perdere, caghe, ma... Non scherziamo. Oh, un... rituale satanico... E sessuale. Perché mi spavento anche in questi giochi? Non ho tirato fuori l'arma, no, ce l'ho. Allora, adesso faccio... Segui il consiglio. Mannaggia le palle di Badoglio! Perché non mi para? Oh! Ok. Qui c'è il pericolo che muoio, ve lo dico. Qui c'è il serio pericolo che muoio. Continua a ricordarmi Ryzen in qualche modo. Beh, riesco a capire il perché. Ma secondo me, se ha comunque delle qualità in termini ludici importanti, chi se ne frega. Cioè, a un certo punto posso anche dire pazienza alla grafica. Pazienza. Chiroide è Outward, un titolo che mescola elementi di simulazione e sopravvivenza a una classica impostazione da gioco di ruota action RPG. Grazie da Citurno. Allora, io credo... Forse sto sanguinando. Forse sto sanguinando. Se sto sanguinando, forse morirò. Allora, che cosa posso... A parte che ci dovrei avere un tozzo di pane, che non mi dà giustamente la salute, mi ripristina solo la fame. Mi sembra giusto. Borsa primitiva è stracolma. Questo quanto fa? 16 danni. La mia ne fa 12, ma è molto più veloce, quindi io penso di poter tranquillamente buttare il tridente. Ciao Tatsumaru86. Dovrei trovare un lettino, un luogo dove riposarmi. Logop, come funziona a livello dei salvataggi? Funziona che i progressi li puoi accumulare anche... Dovrebbe funzionare così, che i progressi li puoi accumulare anche nella partita dell'altro. Non è totalmente istanziato l'avanzamento. Ciao Cri! Sacca a pelo? Ce l'ho! Infatti adesso lo uso. Dovrei averlo. Eccolo qua. Mettiamolo qui. E mi faccio un bel riposino, eh? In un luogo sicuro. E questa cosa la dovete tenere in considerazione, perché se dormite dentro una caverna che è stracolma di nemici, capiterà che loro, girando, cercano un attimino di imbandirvi il culo, mettiamola così. La recensione non me ne sto occupando io, Esad, quindi vediamo. Ciao Manuel. Ecco, porca miseria. Dai, te pare una possibilità su tre?
La possibilità su tre, cioè, ce la posso fare. Ti pare che mi attaccano? Pare? Lo so che mi attaccheranno. Lo so che mi attaccherà una cosa schifosa, inguardabile, terrificante, tipo un verme penetratore assassino esplosivo. C'è la mappa? Finora non ne ho visto. C'è la mappa! Madò! Incredibile! Sono in salute! Così, per dire. Sono anche molto sorpreso. Allora, dovrei bere qualche cosa? Sorsetto, dai. Ok. Vado! Ti brucia nulla? Beh, c'ho qualche acciacco, ma... Vedo delle altre cose che si muovono. Raccogli acqua potabile. Precisamente. Cioè non ce n'era un altro. Ma è finito laggiù. Vieni qua. Magari non ti faccio niente. Facci tua, m'ero appena curato. Ma sta cercando di scappare. Sta cercando. Stava cercando di scappare. Stava cercando di scappare. Molto bene. Molto bene. Beh, d'altronde è un troglodita. Io che cosa mi aspettavo? Oh, un'ottima cappella. No, è un scudo fungo. Lo scudo potrebbe essere un male come aggiunta all'equipaggiamento. Che avventura, ragazzi, che avventura. Tra l'altro non so dove minchia sto rispetto all'ingresso della caverna. Questa è una tenda. Una tenda. Ma no, figurati, Aseras. Cioè, ma non sto dicendo che mi, cioè, non sto dicendo che non sta piacendo a me, nel senso. Ripeto, tutte le cautele di chi ha appena cominciato un gioco. È un'avventura. Non è che esprimo giudizi. Dove? No, qui ci sono passato, mi ricordo i teschi. Ma non è l'obiettivo? No, in questo momento sto esplorando. Chiroide. Apri cadavere, incoraggiante. Pozione di stabilità, tisana calmante, pozione di stabilità, carne essiccata, fungo stella, polvere di lucciole. Usate in alcune ricette alchemiche, ok. Ingombro eccessivo zaino. Allora, innanzitutto mi prendo un'ottima... Non ho raffreddore, credo. Mangio della carne e sono a posto. Beh, la mappa è molto esaustiva. Quella era la mappa. La mappa di questo specifico ambiente. Ciao BrianXVO15, benvenuto. Ma ci stanno anche malattie? Così sembra. Ragazzi, l'ho iniziato un'ora fa. Quindi purtroppo lo sto vivendo insieme a voi. Serve
acqua marina minuscola. Serve acqua marina minuscola. Io dove cazzo la trovo l'acqua marina minuscola? Forse chi mi ha dato la quest, che non me l'ha data, dovrebbe darmi l'acqua marina minuscola. Ma io vado di qua. Di qua non ci sono stato. Getsco si è appena abbonato a Twitch Prime. Bella Getsco, benvenuto. Apri mucchio di rifiuti. Pugnale improvvisato. Danni 19. Giustamente. Stiva lavoratore, fungo comune. Allora, questo lo prendo. Non si sa mai. Non so che stiva li ho, ma raccolgo anche questi. Vediamo un po' come sto messo. Allora, immagino che questo coltello abbia una portata minore. Resistenza di impatti. No, non è questo. Danni, impatto. Attacco 1, longevità. Questo invece. Più resistente, impatto 12, cioè attacco 1.2. Scusa, è più lento il pugnale? Più lento il pugnale. È decisamente più lento, però proviamo. Ma non come arma. Non lo voglio come arma secondaria, lo voglio come arma principale. Cos'è questo rumore? Che cos'è questo rumore? Non ho più a... cioè, solo come arma secondaria? Scusa, c'è una quadra che non cosa. Solo come arma secondaria. Ok. Vabbè. Ok, va bene. Mi tengo il mio macete. Ma certo, eh. Beh, è chiaro che questo qui è un titolo pensato per giocatori un po' più hardcore. Questo è proprio chiarissimo. Raccogli olio. Dove lo metto? Non ce l'ho un'altra otre. C'ho solo quella lì dove bevo e mi piacerebbe sopravvivere. Però non è detto che non possa... non posso offrire delle belle sorprese. Questo è gran combattente. Mannaggia. Questi pattern d'attacco complessi. Niente. Fungo sangue, fungo singolare che provoca mal di testa e consumato crudo. Devo notare per prevenzione di sì che mi sia una salute. Un globo eccessivo zaino, forse dovrei fargli la parry, sì, senza dubbio. Famoso parry di lanterna. Intanto prendo dell'altro pane. Se ho mangiato solo questo. Questo me lo passo. Non volevo fare questo. Volevo aprire il menu e spostarlo in tasca. Della serie. Ma hai un arpione in tasca o sei solo contento di vedermi? Ecco, io ho un arpione in tasca. Ho dato un'occhiata al tutorial, ma mi sono rifiutato di andare avanti. Ho detto preferisco morire. È veramente una roba. Anni 90. Giuro che non so dove sto andando. Mi sono perso un'ora fa. Mannaggia le palle di... niente. Legno già ce l'ho. Tra l'altro continuo a sbagliarmi con i tasti, perché non mi viene spontaneo pararmi con... oh, sale mi serve. Con R1. Un piccone. Piccone... dove lo metto? Dove lo metto? Pesa 5. Freccia.
Lo prendo. Ma non so dove infilarmelo, raga. Non so, diamo suggerimenti, azzardati. Allora, direi che posso rinunciare a del legno. Menù. Posa. Diciamo una decina di pezzi di legno li posso anche lasciare a terra. Cioè, quanto pesa il legno? Cioè, niente. Praticamente non pesa nulla. Frammenti di ferro. Frammenti di ferro. Io ho questo abito da lavoratore verde. Torce improvvisata la butto. Improvvisata la butto, tanto c'ho la lanterna. Posa. A proposito, no, ce l'ho identici, però sai che faccio adesso io? Equipaggio questi e butto gli altri. E mi manca ancora 0,8. Mi manca ancora 0,8. La carne essiccata provo a mettermela in tasca. Oh, vedi, ho raggiunto un equilibrio perfetto. Ora non posso più raccogliere niente nella vita. Molto bene. Molto, 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 molto bene. Eccoci qua. No, non mi... No, sono due. Sono due e è già la morte. Si sono anche coordinati. Tacci loro. Sistema. Questo sistema di mira mi farà morire prestissimo. Mannaggia, guarda. No, vabbè, raga, non ho capito. Cioè, ma. Beh, prego, parliamo, vi posso dare dei funghi. Allora, uno me lo sotto. È fatta, raga, è fatta. Questo adesso me lo inculo con la sabbia. Quasi. Eh sì, usa lo scudo fungo, e poi con che vedo? La tengo fra i denti la torcia? Okay. Ma io l'ho fatto prima e non mi ha aiutato per nulla. Non mi ha aiutato per nulla droppare a terra lo zaino. Per nulla. Ma il feedback com'è? Assente. Feedback fondamentalmente assente. Estrai pietra del mana. Oh. E ora sono ovviamente sovraccarico. Sono ovviamente sovraccarico. Però, che ne so, potrei bermi un teuccio. Eh? Ah, mossi. Mossi, mentre sto a morire, un bel teuccio. Eh? Così mi passa pure la colite. Che mi danneggia un po' lo stealth. Eh? Ogni passo sono tre peti, quindi capite bene che trogloditi che hanno l'orecchio fino. No, già ce l'ho. Ho l'impressione. Sì, sto girando in tondo, è ufficiale. È proprio ufficiale. E la mappa non è che mi aiuta più di tanto. Va bene, io credo che cercherò di uscire. Bevi acqua potabile, bevi. Bevi. Beaver! Ah, ma questa no, non pensavo fosse una porta, ma non lo è. È un. Non so cosa. Lo scopo di questo gioco ha una storia. Lo scopo è sopravvivere e andare avanti, principalmente. E sì, ha una storia. Ha una narrativa classicamente. In stile classicamente RPG. Che coinvolge la classica profezia,
il difendere il mondo da un'antica minaccia e chi più ne ha più ne metta. Oh, esci verso penisola. Sì, non mi sento per nulla a mio agio qui. Ma dentro sta caverna cosa dovevi fare? Raga, nulla. Ho visto una caverna e mi ci sono affiottato. Una cosa che avreste fatto anche voi. D'altronde, quando mi ricavi avere una caverna così libera e accogliente, senza doppi sensi? Beh, giusto un po'. Oh, un caricamento vagamente lungo. Ciao ai Pandax! Esatto, Antroth, esatto. La filosofia di base è quella. Allora, tutto questo io mi trovo comunque. E mi trovo da qualche parte. Questo sono io? No. Quindi non c'è un indicatore. Ok. Va bene. Va molto bene. Quello spero che sia la città. Ve prego. Non lo è, vero? È un'altra città. Io la continuo ad aprire nella speranza che cambi qualcosa, ma non succede. Oh, un fiume. E Bear Grylls ci insegna che il fiume è sinonimo di salvezza, eh? Quindi, mo è fatta, raga. È fatta. Lì ci sta una cosa. Un gambero azzurro, cavalletta volante.com. Nido di uccello perla. Ok. Tre uovo di uccello. Pare giusto. Uno me lo bevo subito, eh? Se consumato crudo può causare malattie. Niente, allora scherzavo. Abbiamo scherzato. Ma io questi vestiti li butto. Ma che cazzo ci faccio questi vestiti? Bellissimo l'effetto del fulmine. Se era un fulmine. Bellissimo. Sembrava Final Fantasy 3. Ma sei matto? Ma poi tu di che livello sei? Mi ha ammazzato un gambero. Allora, adesso gioco una peculiarità è che non si muore. Succedono delle cose dopo, o almeno sembra che non si muoia. Succedono sempre delle cose. No, questo è un GDR ed è anche un survival. È assolutamente un GDR. Ma la parte survival è un problema per me. Quindi niente, mi ha ammazzato un gambero. Ho avuto proprio un... Era una fucilata, non era un fulmine. Ma poi che fulmine? Che fulmine? Ma perché un gambero dovrebbe lanciare un fulmine? Ecco, nota di Jeff. Bevanda di Jeff. Quindi Jeff immagino che mi abbia salvato. Provvidenziale Jeff, che dici?
Ehi, eri nei guai, io ti do una mano, non posso essere che vegliare su di te, ma ho fatto in modo che non ti manchi nulla. Prendi pure una boccetta del mio orologio speciale, offro io. Me ne devi una. Molto bene. Questa è la città, entro nella città e spero che qualcuno mi dica come salvare la giornata. Entra in Sierzo. Spero che ci sia sempre qualcuno disposto a salvarmi il culo, perché mi pare di... cioè, ho l'impressione, ho come l'impressione che succederà spesso questa cosa. Che un fulmine globulare sparato da un gambero blu mi schianterà direttamente oltre il naviglio di Caronte. Quindi... Ma tra l'altro, porca miseria, ma lo sai che c'è un gioco tecnicamente un po' carente? Almeno investi sugli sfondi dei caricamenti. No, è sfocato pure quello. Mortacci loro. Alimento è andato male. Gabberry. Tutto? Cioè tutte? No, non tutte. Alcune. Tra l'altro mi tolgono la casa se... se non... non riesco a dargli sti soldi. Caro maniere soroboriano, che a me pare cinese, però. Greetings, friend. Cosa vuoi sapere? Niente. Farewell, my friend. Ciao, me 06 Music. Music 063. Ho inventato i numeri a caso, ho detto. Parla con Rufus, ma Rufus è un altro. Ma con che doppiaggio? Rufus. As a human, he was far from perfect. Sembra che da giovane vabbè, ok. Tanta missione. Then came the scourge. La cosa, no? Questa è una roba che un po' mi lascia perplesso, perché o scegli di fargli fare alla Yakuza, no? Vi ricordate le scenette quelle lì... stile tavole di Yakuza, dove ci stanno dei personaggi che fanno ehi, asdai, parlano come Sim, solo che arrabbiati. Ecco, o fai in quel modo lì, colui che dice buonasera sua madre e comincia, e tu leggi nel frattempo il parlato, oppure doppi tutto. Loro hanno scelto una via di mezzo, ovvero la prima frase la doppiano e il resto a cazzo no. Quindi, poi giunse la rovina. Ok. The five winds we once prayed to were temperamental and unreliable. Vabbè, io non le voglio sapere queste cose. Voglio la sorpresa. Animals, tu c'hai una spada brillante, cara amica. Oliele? Vabbè, Oliele. I'm glad you survived the wreck. Quella spada luminosa è nuova, dove l'hai presa? Rufus commissioned it for me as a going away. No, dammela, dai. But with the shipwreck, it wouldn't be right to leave so soon. Non hai idea, non so come procurarmi la somma che mi ha chiesto. I have faith in you. Oliele Brazzo. Ma qualcuno me la vuole dare una mano? Cioè, oh, ditemi. Fai, cioè, te prego, mi serve del pane di funghi che vendono solo a San Giovannone e Beccaria in vincoli a mare. Vado là, con qualche difficoltà nel leggere per intero il cartello, però, insomma, faccio quello... Niente, amici. Allora, ciao. Niente, tu non mi parli, non mi caghi. Lo so, non parla, fa solo finta. Non muove neanche le labbra, caro Trump. Non. No, guardi. Melania.
C'è suo marito che vorrebbe comunicare con lei. Oh, Raiden, finalmente. Raiden, com'è sto Mortal Kombat 11? Niente, non mi si caga nessuno. Non c'è nessun chiodo. Tu stai facendo finta. Sei un paraculo. Allora, qui c'è la mia amica Elmi l'alchimista. Hey there. Vorrei fare le chiacchiere. Oh. Sì. Hey, listen. E io ho giusto 3 pietre del mana. Mannaggia. Non è che per caso tu ne vendi una. No, aspetta, ne ho 6. Ne ho 6. No, quello è il prezzo. Sono sempre... Forse è una sola addirittura. Perché stavo troppo bello. Ciao Albert 8 Fish, benvenuto. Ale, ma la lanterna? La lanterna Azeras è un po' un simbolo della speranza. Va tenuta. La posso anche posare. Ingombro eccessivo zaino, mi sembra giusto. Allora, io vado cercando un attimo a casa, che è il faro che vedete là, per cucinare qualcosa. Così almeno... Sto sanguinando. Ma io non c'ho bende. Quindi... Beh. Copricapo è notevole. Ciao Cozzamara 82. Cozzamara. Maledetto Cozza. Benvenuto nell'orda, scusa. Huh. Ma vaffan... Cioè, mo so pure barbone. Mo so... Mannaggia. Ma è una gioia, oh. Qualsiasi gioco, ma è una gioia. Luccica perché sto sanguinando a morte, Jumbo. Sto sanguinando a morte. Allora, ci sarà una schermata del crafting. Abito di pelle improvvisato. Oh, vedi? Questo sì. Allora, io intanto mi faccio l'abito di pelle improvvisato. Così mi preparo per una serata sadomaso. Il mio c'ha 2, mentre l'abito di pelle improvvisato c'ha un ottimo 7. Te, guarda quanto faccio schifo. Madonna. Ciao Urce 91. Benvenuto nell'onda. Allora. Allora, calmi. Calmi. Cioè, roba che Dark Souls, levate. Freccia, no. Kit fuoco da campo, un giorno. Razione da viaggio. Ok. Poi la descrizione è proprio di invoglia. Biscotto insipido consumato prevalentemente durante lunghi viaggi. Beh, ottimo. Spuntoni. Madonna. Qui già entriamo nell'ambito della tattica. Bastone da combattimento. Qui divento frattac. Bende. Bende. Che so, questo. Lino. Molto cazzo lo trovo il lino. Borsa primitiva. Cappello di pelle improvvisato. Sacco a pelle improvvisato. Scudo di assi. Tutto improvvisato. Tutto improvvisato. Vabbè. E nel frattempo io sto a morire. Creazione libera. Abilità. Colpo di pugnale. Fuoco ricarica, perforazione. Raga, adesso elemosino. Che cos'è questo? Ho ascia bipenne da abbattimento. So che c'ho un ingombro eccessivo, ma... Ma la posso utilizzare a una mano? Col cazzo.
Però esattamente. Beh, però Mo sì, ma che per la legna? Ma che per la legna? Questo è per il combattimento, che per la legna. Entra in municipio, adesso vado a far valere i miei diritti. Allora, innanzitutto Rissa, muova poi te a Rissa. The lighthouse has been sold. Ma c'avevo 5 giorni! 5 vaffan. Man. If you cannot succeed at a task, then you must accept the price of failure. No, cioè gliela devo fare la flammata per forza. Per forza gliela devo fare la flammata. Ora non ho più la casa, fantastico. Grazie per niente, come al solito. Rissa, firma. Will not do sì. Oliel and Izan are leaving Sieso. Che poi sono stato fuori un'ora. Sono stato fuori un'ora. Oliel is leaving to go join the holy mission. Isarus. Oliele. Che va a fare? Che la santa missione di Elat. Accidenti, mi mancherà as davvero. Will we all. A blood price has been declared. Mi chiamo Alexander McBird, sì. E ogni volta che nella mia immaginazione, ogni volta che un personaggio pronuncia il mio nome fa Alexander McBird. Bird is the word. Quindi potete immaginare come sto messo. Anche se la canzone si scriveva, cioè era sugli uccelli. Comunque. Il vero colpevole è il naufragio in cui hanno perso gli occhi tanti dei nostri, in cui rischiava di morire anche tu, è il fratello di Ethan Roland. Ancora! Cioè, praticamente questa società funziona così: che se tu sbagli una cosa, ma non c'è manco bisogno che ti processano, eh? È un'attribuzione sommaria. Se qualcuno dice è colpa tua, non è che ti fanno una multa o ti mettono in prigione solo a te. No. C'è questo prezzo di sangue che è una tassa che ricade sulle spalle di tutte le generazioni dopo la tua, e finché non viene ripagata sei un esule in patria. E così. Perché? Roland fell asleep on duty. Ah, ok. This is unacceptable. Va bene. Sto per perdere i tuoi amici. E infatti, non è giusto, capisco pure di Roland, ma perché Ethan? The blood price must be levied against an entire blood. The blood price is come back once you've said your goodbyes to them. Ho capito, ma accettata. Ragazzi, ma vi risulta che ci sia, che si possa ammazzare chiunque? Guardate lo sguardo. Sguardo da folle, eh? Scena drammatica. Che palle, non si può ammazzare, capito? Allora, Ryan, il gioco è così, eh? Cioè, nel senso, non è che le decido io le tempistiche. Così è, nel senso. Prendere o lasciare. Apri cassa. Oh, vestiti chiari pallidi. Straccio ghiaccio. Che un po' come mortacci stracci. Allora io vado a vendere pure il culo. Ok, adesso sono immobile. Cioè, questa è la mia velocità con questo livello di sovraccarico. Praticamente sono fermo nel tempo. Allora, questo qui me lo metto. No, non volevo fare questo. Me lo metto in tasca. C'è ancora dello spazio. Questo anche me lo metto in tasca. Ora sono doppiamente sovraccarico, ma mi posso muovere. Questa che cos'è? Una lancia. Io ho rubato. Giuseppe, la recensione non la faccio io. Dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.
Allora, io adesso vado a vendere anche il culo a un mercante. Vediamo un po' come va. Ah, ma lì ci sta la cugina di Raiden, Giovannona. Immagino che aspettavate. No, è un uomo o una donna? No, è una donna. Greetings, friend. Salve. Credo di avere qualcosa per Lend te. Lend me your ear. Punta in direzioni particolari questo dialogo, ve lo dico. Ciao Arianna Na 96, benvenuta. Credo che tu sia lei. Un abbraccio. Ho con me un oggetto. I'm always interested in curiosity. Ho trovato questo strano granato della gamba toracica di un gigante delle ceneri. Non mi ricordo di averlo. Oh, an interesting piece. Le prendo. Per quel pezzo non me ne separo. No deal then. Vaffan. Please reconsider the offer. Vabbè, allora no, te la ridò, ho cambiato idea. Lend me your ear. Sì. I'm always. Oh, okay. Fare fatto. Excellent. Perfetto. Credo di avere qualcosa. Lend me per your te. Ear. I'm always interested in curiosities. Ti lascio al tuo lavoro. I'll see you. Salve. Allora, locanda sale marino. Io entro con questa disposizione animo eccellente. Madonna, questo tappeto. Io capisco tu, cioè capisco che i fondi erano quelli che erano, ma perché lo fai con Unity? Perché lo fai con Unity? Se che è un... non è una scelta. Non è una buona scelta se hai questi. Cioè, questi limiti. Perché non è facile utilizzare Unity bene. Mannaggia la. I tappeti. Fatti con RPG Maker. Mannaggia. What is it? Vorrei fare due chiacchiere. The customers have been talking. Oh. La vita qui non sarebbe stata senza Ethan, Oliel e Rissa. Ti hanno chiesto tutti di seguirli, vero? Forse dovresti accettare l'offerta di uno di loro. Del resto, cosa hai da perdere? La dignità tanto ormai è persa per sempre. Io così quasi quasi direi alla santa missione. Ciao tizio! Voi lo sapete che non state facendo nulla. Ma scusi, locandiera, come. Allora, tu che prendi con questa faccia triste? Caffè? Cappuccino? Birrozzo? Che vuoi un sidro? Un non lo so, di iniezione di adrenalina dell'iride? Che vuoi? Vivi! Allora. Qui immagino non ci sia nulla, io. La porta è aperta dentro, ma immagino sia chiusa fuori. Lo è. Quindi, com'è il gioco? Più impatto. Così. Però le meccaniche sono promettenti. Greetings, friend. Vorrei comprare qualcosa, in realtà lo vorrei vendere. Allora, ti vorrei vendere questo abito logoro, poi vestiti chiari pallidi, non ci faccio niente, vorrei venderti anche azione di viaggio, no, pietra in mano mi serve, una pallottola, tanto cazzarola ci fate, ce la faccio adesso, trappola con filo inciampo, in questo momento è solo un peso. Ma tra oggi e domani ce la facciamo una botta di coop. La vedo difficile per le robe che ho da fare, caghe, però ci si può pensare. E bevanda di
gap che penso dovrò berla per non morire. Olio denso. Che altro, che ti posso dare? Allora, innanzitutto vorrei tu mi vendessi uno zaino. Ce l'hai un cappello di paglia. Chiave di ferro gigante. Come chiave di ferro gigante? Perdonami. Tu vendi un Keyblade? Cioè, il carovaniere soroboriano mi vende un Keyblade che hanno inserito in questo gioco perché sì. Ma vaffanculo. Vabbè. Niente, dammi i soldi. Prendo i soldi, confermo operazione. Ok. Niente, uno che mi vende uno zaino. Uomo colmo di pietate. Cioè, questo lo venderanno. Martello assordante. What can I do for you? Dai un occhiale al negozio. All right. Ok, no, tu vendi delle armi, giustamente. Vendi uno zaino, vendi robe costosissime che non mi potrò mai permettere. Ciao Zanghezzi 87, benvenuto. Che cazzarola. Senti, io ti vendo. Te vendo, che te vendo? Niente, te vendo niente. Te parlo nemmeno, è brutto. Allora, rimetti via quest'ascia che la gente poi... Ah, questo è lo stealth che non ho ancora usato, però ci sta. Ciao, robe! No, vado avanti ancora un pochettino. Ah, tra l'altro nessuna casa è accessibile. Nessuna casa. Per inciso. Sì, comunque, anche secondo me vendere questo titolo a un prezzo... prezzo così alto... Cioè, perché comunque 41 euro, ragazzi, è un prezzo alto per la qualità media, e parlo complessivamente di questo genere di produzione, è alto. E io non credo che sia stata una scelta vincente. Cioè, gli standard produttivi sono quelli che sono, a prescindere dal concept, bisogna riconoscerlo. Quindi, boh, non penso sia stata una scelta vincente. Hey there! Voglio comprare qualcosa. Non è che per caso c'è lo zaino. Per la ricerca di uno zaino. No. Beh, del lino però. Con lino potrei curare le mie ferite. No. Confermo operazione. Quindi adesso mi produco delle bende. Robe, è fondamentalmente un gioco di ruolo con una componente survival abbastanza marcata. Quindi hai bisogno di mangiare, bere, dormire. E non, in generale niente ti viene dato facilmente. Ok? In questo momento però è molto macchinoso, e sia nella gestione delle interfacce, dei menu, delle dinamiche di gioco, il combattimento è molto basilare. Ha chiaramente degli standard produttivi molto a ribasso. Però il concept è figo. E mi hanno sfrattato di casa. Sì, questo qui è successo nei primi due giorni. Sto uscendo. Nessuno mi ha detto di fare niente. Non ho parlato con nessuno. E odio tutti. Ma è un gioco online? No, ha una coop che puoi giocare online, ma anche in split screen. Cioè, ripeto, l'idea è molto stuzzicante. E di fatto l'avevo seguito da un po'. L'ho seguito per un po'.
Però l'esecuzione... Così, così. Ah, però la testa dell'ascia riflette. Insomma. Allora, un attimo. Io sto... Mo da quale porta sono uscito io? Quello è sud? No, quello è est. Quindi, ok, sono uscito dalla porta est. Quindi sto qui. E il mare sta qui. Quindi potrei girare verso sud qua, intorno al paese, raggiungere la spiaggia, perché devo recuperare la scorta del mio amicone. Ah, lo stai licenziando tu, Kage? Sì, comunque, se ti serve... Ah, allora, se ti serve per la recensione, ci possiamo organizzare per fare una giocata. Lo infilo da qualche parte, e mi rendo perfettamente conto di quello che ho detto. Un attimo! Qui c'è il gambero blu. Sto vicino al gambero blu, vero? Carica incendiaria. Spuntoni... No, non raccolgo niente. Mi sono a carico e mi stresso inutilmente. No, non sto lì. Era un luogo simile. Oh. Ci sono i danni da caduta, vero? Ci sono e muoio se arrivo là. Oh no. Meglio fare il giro lungo. Allora, vi dico, onestamente, le mie impressioni sono interessato molto e affascinato dal concept, e secondo me è una commissione di generi che ha del potenziale, perché è interessante, è fottutamente interessante, ragazzi, cioè un simulatore di avventura fantasy rolistica, è figo come concept, però... Ripeto, non sono convinto che sia stata una buona idea utilizzare questo engine, utilizzarlo in questo modo e soprattutto collocarlo sul mercato con quel prezzo e questo aspetto. Cioè, questo comparto tecnico che fa nella percezione del pubblico, fa un botto. E il sistema di combattimento, ragazzi. Ha dei problemi evidenti. Ma teoricamente non dovrei essere più efficiente con quest'arma. Beh, adesso. Ah! Cara amica Iena. Altro mezzo chilo di carne. Mezzo chilo di carne. E lì c'è un buco, ricordatevi che lì c'è un buco, eh. Beh, credo che non... Sekiro non sia un problema per la commercializzazione di questo titolo, perché non si fanno esattamente concorrenza. Qualcosa di salva? Sì, ripeto, il concept lo trovo molto interessante. Quindi il gameplay, in generale, come idea di gameplay, come formulazione delle regole di gioco, lo trovo interessante. Ma chiaramente ci sono dei grossi problemi. No, vabbè, ma guarda che c'è, io non posso combattere col gambero volante bazzurro di Mazzara. E se si sta facendo notte, tra l'altro. Che è un cetaceo, è un brontosauro, che... Un buco! Entra... ecco qua.
Adesso vado a ruba tutto. Tutto gli rubo a questi. Ammesso che sia effettivamente un luogo dove posso rubare delle cose. Ma io vi ho evitato il dolore di assistere alla creazione del personaggio. Siatene felici, perché lì c'era veramente da partire sconfortati. Giustamente, allora, a parte che adesso mi tolgo la cosa, lascia, e mi rimetto un macete per forza di cose. Devo mettere anche questa. Ok. Cioè, scusa, questo cosa vuol dire? Cioè, non... come l'impressione questa sia un'uscita e non l'entrata, ed è una cosa che mi... fammela in un altro modo. Mettimici una porta chiusa, mettimici una porta chiusa, così mi fai pensare, cazzo, non posso saltare, e non ha alcun senso questa cosa, non c'è il salto. Adesso esco, è notte, è pieno di gamberi assassini di Mazzara Blu. Come l'impressione che questo gioco non sia proprio, che questo non sia proprio il gioco adatto a te. Perché richiedo che il game design abbia un senso. SC. Per questo. Perché non ho pazienza. Ma io pazienza ce l'ho, eh. Però se tu fai una scelta produttiva, per me va benissimo. Perché continuo a fare questo? Però cioè, gli devi dare un senso. Cioè, non ci si può nascondere il discorso ci sono pochi soldi oppure è di nicchia. Perché qui, chiaramente, se tu ci mettivi una porta invece di un muro di legno alto un metro e mezzo, non mi facevi pensare al fatto che diamine non posso arrampicarmi, non posso saltare. C'è una porta, è chiusa, ciao. Non hai raccolto un'alga, sono pieno di robe. Adesso prova ad ammazzare il gambero. No! Ma dai, ma che... cioè, sono praticamente morto già. Sì, lo mollo. Molla lo zaino! No! Guardate quanta vita c'ho, guardate quanta vita c'ho. No, vabbè, ma pure... No, colpisce ad aria. Colpisce, non gli faccio un cazzo. No, raga, è proprio una roba. Ma che è? Sekiro? Sì, raga, lo so che annunciano qualcosa. Lo so.
però gli effettassi in pixel art. Cioè, raga, ma tutto sommato, no? Ti prendi, mo chi mi ha salvato? Niente, non mi ha salvato nessuno. So, devastato. Ma guarda, ho bisogno di un letto e di amore. Non c'ho manco lo zaino. Non c'ho niente. Non c'ho più niente. Guarda, allora, mo questo chi è? I take it you've heard the news. I've got one. Ma chi se ne fotte? Sto a morire dei pizzichi, Izan. The heroic kingdom believes in chasing progress to create a. Listen. That I will. I will chase the Levantine dream. Not enough. Damn it. I'd take you if I could. If you plan to make. If you have the courage to face the Abrasar Desert, I'll be waiting for you. Sì, c'è una storia, ma. Sono agli inizi, non voglio esprimere giudizi sulla narrazione, ok? Per il momento mi sembra semplicemente mal distribuita, mettiamola così. Nel senso che non. Quasi non ne senti la presenza. Evanescente. Perché. Al centro dello schermo ci sta la tua esperienza. Però. Quello che stai facendo non ha senso. Che cosa. Perché? Cioè, se la facevi con la Real Engine, veniva meglio e forse era anche più facile. Sono tante cose di questo gioco mi lasciano perplesso. Ho bisogno. Allora io sono sulla spiaggia, mi metto per terra il coso, il sacco a pelo e non ci penso più. Spedino, va? C'ho manco l'acqua. Cioè, non c'ho più niente. Bevanda di Gap. Continua a sanguinare. Ma dove vado? Dove vado? È salata, Zangetsu, è salata! Allora, utilizziamo la logica. Al centro del villaggio ci sta l'ingresso al magazzino, giusto? Giusto. Giusto, giusto. Depuratore d'acqua. Negoziante. Ciao il postino 94, scommetto che sono sempre due volte. Grande chef Arago, addestratori cazzite. Lo zaino lo posso recuperare, devo arrivare lì. Allora, però da queste parti, se non mi sbaglio, ci sta. Ma io ci avrei una lanterna, no? Ma capisco la ricerca anche un po' del realismo. Ma così vedo un cappio. Accetta. Non accetto, l'accetto. No, adesso mi devi dire che guardi. Ah, niente, sono andato via.
Questo sono 5 giorni. 5 giorni che martella un chiodo invisibile. 5 giorni! Che dedizione. Che dedizione. È un chiodo portante quello, senza dubbio. Io però non so dove sono e quindi... Questa è acqua salata, giusto? È acqua salata. Non so dove è il magazzino, non so dove sono io, non so niente, non so niente. Non ce la posso fare. Senti, Oliele. I guess this is goodbye. Che Mother and I. Va bene. Risa has done some. All right. Listen. Excellent. The holy mission is about more than just working under a manifested god. Ma sì, ma io ormai vengo, tanto Dio fa parte della mia vita in un modo o nell'altro. Have I wonder if you do want to join us? Meet me in Monsoon. Sì, va bene, guarda, c'ho solo uno zaino da recuperare, un gambero da ammazzare, tante cose. Blessings of a lat upon you. Sei un guaritore, no? Sì, tutto bello. Mi potresti guarire, ti prego? No, te ne frega anche. Tu lavori tutto il giorno, ok. La spada fa più luce della lanterna. Sì, infatti. Speravo che me l'avrebbe data a un certo punto. Ma io, in tutto questi soldi, ce l'ho in tasca. Vado alla cosa, alla taverna. Cioè, io devo sopravvivere alla notte. Devo, per forza, devo tentare di sopravvivere alla notte. Poi di giorno potrebbe essere tutto più bello. Qui c'è niente, qui era un portico. E... Questa musica rilassante è completamente rotta con i miei sentimenti in questo momento. Lì c'è un buco! Okay. Lì è il magazzino. È il magazzino lì. È uno spin-off, Zangetsu. È uno spin-off. Sarà quello il magazzino. È fatta! È fatta, raga! È fatta! Cage, non c'ho lo zaino. Non è importante. Importante è la forza di volontà. Lanterna vecchia. La prendo. E la mia la butto che fa schifo. Ok, è rotta. L'olio è andato. C'è più. Allora, via. Posa. Una di queste. Oh, acciarina e pietra focale ce l'ho. Cioè, ce l'avevo. Era nello zaino. Sacco a pelo improvvisato. Pane. Usa. Allora. Cioè, quindi mi sveglio che sono morto di sete, di fame. Ma come imboscata? Qui dentro l'imboscata. Mannaggia. Niente. Sto tozzo di pane. Non c'è il tozzo di pane. Questa musica, mucchio di rifiuti. Armatura pretone. Stivali lavoratori, lino. Allora, solo so che so stracarico, un attimo. Allora, io ho questo abito di pelle improvvisata. Però penso che l'armatura...
Questa è protezione da freddo. C'ho tasche aggiuntive però. Stivali lavoratore. Questo qui li poso e metto questi, perché sono più nuovi. L'elmo di pelliccia lo tengo così, perché sì, sono comunque sovraccarico, quindi rallentato, ma confido nel fatto che qui non ci sia... No, il piccone ce l'ho nel... Aspetta, che di qua ci sta qualcos'altro. Ma perché sta musica tesa? Non è successo, cioè, non c'è nessuno qui. Cucina, confettura di caffè. Questo adesso la leggo subito. L'ho già nota. Allora la butto. Posa. Questa è una porta finta. Finta. Quindi devo, l'unica cosa che posso fare è andare di qua. Immagino che qui mi riporti alla spiaggia. Ragazzi, quasi spero che qualcosa mi uccida definitivamente a questo punto. Ma perché parlo? Perché parlo? Perché? Non dovrei. Sono sovraccarico in maniera drammatica. Ma questo è scemo come un ratto de fogna. Che movimenti so, ma che movimenti so! Cioè, non ho resistenza, non riesco a ci tua. Ho capito, ma tu non ce ne puoi avere infinita. Te prego, muori. Grazie. I funghi, magnateli tu. Va. C'è un motivo per cui un troglodita dovrebbe stare nel magazzino... No, è Strayferro, mi chiedi veramente troppo. Dovrebbe stare nel magazzino del villaggio. Cioè, comunque in un altro comunicante con il... C'è della lore. Chiamiamo Sabaku. Io lo penso. Vai, vai. Mena. Adesso mi butta a terra, mi ammazzo tantissimo. Pattern d'attacco sofisticati. Gli ho fatto una specie di parry. Ma io dove sto? Cioè, mi sono riperso. Ma la mappa di questo... Mi metti una scritta con la dicitura: non hai la mappa di questo luogo. Questo luogo non ha mappa. Non una schermata bianca. Porca miseria. Mannaggia. La devi disegnare tu, sì. Adesso, proprio col pennarello sullo schermo. Prendi un pennarello, carta e penna, sì. Adesso la disegno subito. Leggi. Stronzo chi legge, ok. Perfetto. Vado a prendere lo zaino. Andrà benissimo. Andrà alla grande, ragazzi. Andrà alla grande. Scommetto che adesso non c'è più il gambero.
adesso non c'è, c'è sicuramente il gambero non c'è più. Non c'è, dai, non c'è più. Mi pare che c'è il gambero che spara le sprite punto PNG. No, dai. Allora, a parte che lo vedo il gambero. Ti prego, no, non mi inseguire, dai. Non mi inseguire. No, non mi inseguire. Dove minchia ho combattuto io? Dove si. Allora, l'alga l'avevo superata. Ciao Lollo Fiore, benvenuto. Grazie dell'iscrizione, un abbraccio. E. Ma come faccio a vedere? Come faccio a vedere il. Non vedo un cazzo. Ma che è sto coso? Ciao Andrea 92. Sto giocando Outward e c'è scritto tipo sul titolo. E che fine ha fatto Badoglio? È stato mangiato da un gambero di Mazzara blu sparafulmini 2D. È una bestemmia considerarlo sul Strike Combat. È una doppia bestemmia. Mortacci tua, gambero! Mortacci tua! Sì, è una grossa bestemmia. Ma c'hai l'auto-aim! C'hai l'auto-aim! Ma dove sta? Dove? Apro adesso le tasche del personaggio. Guarda, sei stato stuprato dai sette nani. Però, come ricompensa, ti hanno portato di nuovo a centro città. Mi raccomando, fatti fare visione a culo. Sì, maschiva. Maschiva, una barba. Non mi triggerate, ragazzi. Non mi triggerate. Modo sto! Mo che so ste lucciole! Mo so. Sto avvelenato! Dentro e fuori! Mo che è? Mo c'ho l'arco! Chi me ci ha messo qui? Perché continuo a soffrire? C'ho l'arco ricurvo! Mannaggia! Allora. Credo di essere avvelenato. Dove lo. Difesa. Sta. Dov'è il mio. Possessione. Ma chi mi ha posseduto? Sono posseduto. Vabbè. Nel tempo c'ho in tasca 27 kg. Cammino così. Non so chi mi ha messo qui per fa che. Qui, ragazzi, è successo qualcosa di brutto. Io ve lo dico, è successo qualcosa di brutto. È successo sicuramente qualcosa di brutto. Allora. Tanto vi metto questa e butto il macete. È finito il tempo del macete. Posa. Pentola. La metto qua la pentola. La posso mettere qua. Ma c'è niente qui! Non c'è niente! Non posso. Allora lo poso. Gap, io con te ci ho già parlato. Basta. Spero non fosse andato a male per te. No.
cattura da predone che l'ho raccolta prima. Qui c'è un po' di sale, un po' di pane, magno il pane, che devo fare? Magno c'è il pane. L'arco fa un botto di danni. Parla. Ma chi cazzo sei tu? Non è che questa domanda nasconde dell'altro, è che... Sai, mi faccio semplicemente delle domande. Come ti chiami? No, non niente. Che ci fai qui? Stai affrontando un viaggio. Vabbè, una gita, sta a fare una gitarella. Sembra che leggere ti piaccia molto. Ok, niente. E sei un mostro. Ok? Puoi aiutarmi, te prego? Mi serve potenza. Insegnami. No, siedi di chiudi gli occhi o che? Grazie per la chiacchierata. Grazie per la chiacchierata. Quando cazzo non la so. Ma è sempre buio? Esci verso l'isola. Ciao Aitor 922. Benvenuto. Andrà benissimo, ragazzi, andrà alla grande. Qui fuori non c'è affatto un gambero in attesa di uccidermi. Affatto. Ce la posso fare, raga. Ce la posso fare. Poi questa attesa mi sta uccidendo. Allora, prima cosa metto a terra il pentolone e cucino. Ma mi spieghi dove posso mettere? Non posso mettere la vento. Non la posso. Ma qui sopra? No. Allora, se non la posso mettere su una parte, tiè, la butto per terra. Mi prega, tiè, forza. No posizione. Butta. Posa. Ok. C'ho sempre un carico addosso incredibile. Niente, non riesco. Mi tocca pure buttare l'armatura. Per forza. Molto sto. Ma perché un metro prima è verde e un metro dopo è viola? O non dovrei farmi queste domande? Ok. Qui c'è una collina sotto acidi. Ma tipo rispetto a dove dovrei essere. Cioè sono veramente da queste parti. Montagna della convergenza. Ma esattamente quanto è. Cioè questa è solo un'area del mondo del gioco, giusto? Sì. Momento dei banditi, antiche rovine. Forte. Alla palude consacrata.
Io vado a cercare dell'amicizia. Quella sembra una capanna. Vado a cercare dell'amicizia. Ma perché la torcia di giorno? Così. Per sentirmi meno solo. Leggi. Nord-est, volete consacrata est, torre di guardia. E quella è sud. Questo è il nord-est. Però voglio vedere chi c'è lì. Cioè, ci sarà un'anima pia che mi sostiene in questo viaggio? Ma ti pareva che ne era morto? Cappuccio, lavoratore pallido. Stivali logori. Odre. Un altro. Non morite fame. Ok. Calcio velenoso. Allora. Un altro è così bello il mio meraviglioso viso. All'odre. Perché non ho raccolto l'odre? Raccolta l'odre. Dov'è l'odre? Non c'è nessun odre. Giuro che ci stava. Ah, eccola. Ero completamente cieco. Butto il piccone. Chi è mai picconato? Via. Posa. Ma in questo momento non mi sento neanche di arpione a niente, sono triste. Ok. Ci sono 835 anime a guardarti e a sostenerti, meno male raga che ci siete. Oh, questo è uno specchio, uno struzzo. Quello è chiaramente uno struzzo. Quello è chiaramente uno struzzo. Lo cavalcherò. Devo farlo. Ho un ciocobò. Uno dei due. Uno struzzobò. No, Alice sta l'amico mio. Ma pensavo fossimo amici, mortacci tua. Mi stavo parando di... Mamma, perché mi... Mamma, sto sanguinando, ma guarda quanto... Mamma, scappa. E scappa verso il gap. Sì, cago, ma l'ho chiesto io a Francesco, quindi non è che posso lamentarmi anch'io. Ho detto, ah, sarebbe figo la porta in live, facciamolo. Scimia. Oh, attenzione, vedo il Cremlino da qui. Vedo il Cremlino. Non ci sta una porta, quindi vuol dire... Ma che cazzo è quello? Che cazzo sei?
Non sei una cosa bella? Non sei una cosa bella? Non sei una cosa bella? Non sei una cosa... Che cosa fai? Ma... Ciao, Protozac! Quante volte sono morto in questa live? Quante volte meritatamente? Cioè, siate sinceri. Quante volte? Meritatamente, però. Ma che tutte? Ma che tutte? Ma che... Una volta incontro un gambero, ma cioè, ci sarà un tipo, una forma di vita amichevole in questo gioco. Voi chi siete? Scusa, riflesso... Need something? Volontari. Ah, innanzitutto, come sai come mi chiamo? Perché io non te l'ho... Noi è la prima volta che interagiamo. Vorrei fare due chiacchiere. Ma faccio pure la scrittura. Pure la scrittura, ragazzi. Porca miseria. Ma dove sto? Come si erzo? Ma perché nevica? Scusa, ma è in Islanda? Cioè, è ambientato in Islanda? Che... Questa nave la posso prendere per cambiare gioco? Dai, su. Dai. Andiamo in seguito, così mi rilasso. Andiamo, forza. Su. Ovviamente non posso nuotare, giusto? No, è un muro invisibile del mare. Se non mi sbaglio ci sono le stagioni. Arianna, comincio a pensare... Che sia così, anche se spero ovviamente tu ti sbagli. Io non so... Non so dove andare. Cioè... Non ci dovrebbe essere una piccola fase in cui inizia l'avventura, ci stanno quelle missioni preparatorie, si crea un po' la vicinanza al personaggio o ai personaggi, oppure ti fanno impratichire con il mondo di... No, non c'è... Cioè io adesso non ho praticamente possibilità di raccontare. Cioè non... Come faccio a cavarmela? C'ho lo zaino che non si sa che fine ha fatto. Mo' mi rimetto questo perché fa freddo. Questa la leggo. Straccio velenoso. Mo' me lo bevo. Cioè non so. Non so. Ciao tizio. Non so che fare. Esco. Cioè, so che devo unirmi a una fazione, quindi andare o alla palude consacrata, che è lì che vorrei andare, ma quanto me... Cioè, fare due spicci, qualcuno che... Cioè, non vi costa niente, lo so che dovrebbe essere più o meno hardcore, ma mettici un indicatore su qualcuno che ha qualcosa da dirmi. Non è... Non impoverisci il gioco dal punto di vista... della fibra hardcore della simulazione, rendi solo più vivibile il contesto. Cazzarola, mannaggia.
Mo' è tutto, mo' è inverno. L'altro ieri sono morto, era Ferragosto. Mannaggia. Niente, è inverno. Inverno, mo' muoro pure di freddo. Mo' muoro pure di freddo. Ma non può essere così ostile il mondo di gioco. Ma perché? Tutta sta cattiveria. Ho capito che passano giorni. Ma che... Ciao Silma. Ci mancava la iena. No, non ho capito. Vabbè. Mannaggia. Sono malato. Sono pure ma. Oddio. Quando finalmente ti prendi, apri gli occhi, vedi a pochi centimetri dal tuo volto la gamba mangiucchiata di qualche povero esplodere. Ieri urlo nelle vicinanze, affamati di carne. Chiaramente la loro cena è se... Ma perché è sempre me? Ma perché? C'è un gioco bom morto. Andiamo a chiederti una pesca. E no, vabbè raga, ma cambiamo perché... No, dai. Ciao Toast! Ne ho mezza a 41 euro. E questo è un problema. Pozione astrale. Ma io non... Che ce fo adesso col mana? Lino non ho bisogno. Ingombro eccessivo tasca, t'adatti. Ma non vedo niente, ma che mi serve stato? Mo dove sto? Sì, vi rendete conto? Adesso non è che voglio essere polemico, però vi rendete conto che giochi ci stanno attorno ai 20 euro su Steam? Anche 29 euro. Che giochi c'è? Ci sta della roba di grande qualità, anche concettualmente parlando. Questa è tirata per le orecchie a 41 euro. Ma di brutto. Io voglio dare tutto il feedback più positivo del mondo agli sviluppatori per
l'idea che c'è dietro il gioco. Ma qui ci stanno delle mancanze, secondo me, di perizia in termini di game design importanti. Mo è porca miseria, capito? Pare San Montugno. Ma guarda. Io da una parte li ringrazio per avermi lasciato dentro una sola iena, dall'altra lo so che muori moro. Cioè, praticamente io sto esplorando il gioco solo morendo. Cioè, muoio da una parte e respondo dall'altra parte del mondo. E così sto esplorando. E neanche provo più a pararmi. Neanche provo più a... Tanto ho occasione di vedere il mondo così. Così ho occasione di vedere il mondo. Adesso sono curioso di sapere... Sollevi le braccia per proteggere la tua gola agli animali che urlano minacciosi e ti prepari a morire. No, se sollevo le braccia per proteggere la mia gola. Affondo le zampe della tua gamba e ti senti trascinare sul terreno. Ogni pietra e scossone ti provoca un dolore intenso che ti fa perdere conoscenza per un attimo. Quando finalmente ti prendi e apri gli occhi... Ma ci stavo! Mi vuole lasciare andare. Mi vogliono lasciare andare. Tra l'altro adesso chiudo e lascio spazio a Schiacci. Dovrebbe essere poco dopo di me, esatto. Sperando che la demo di Mortal Kombat effettivamente parte. No, la sta curando Kage, che è là in chat in questo momento. Che ridi? Allora, sto sovraccarico, sto malato, sto a morire de freddo e una iena da un chilometro ha deciso... No, ce n'è un'altra! Non ce la posso fa. Tanto se mi ammazzano loro mi riportano lì dentro quella grotta del merda, quindi non posso morire. Devo finire la live con questa vittoria inutile, che è come il finale di The Road. Cioè, che tanto lo so che mi aspetta l'estinzione, la fine del tunnel, ma minchia ci voglio arrivare e queste iene no. Cioè, ci voglio arrivare alla fine del tunnel senza queste iene del cazzo. Mi do anche la stamina. Ma quella... Guardate com'è morta quella iena. E li sto morendo. Non ho più niente, non ho più nessuna possibilità di sopravvivenza. Vado a morire qua.
Vado a morire qua. E tra l'altro ogni tanto prende la telecamera e si gira da sola. C'è il nulla. Ah già, io poi continuo a dimenticare che non so dove sono. Ragazzi, lo so che avreste preso... Salvo, perché non si sa mai che perdo... Perdo i progressi. Lo so che avreste preferito... Io continuassi a giocare all'infinito con questo gioco e apprezzo anche...